l'assetto societario è questo e suppongo che rimarrà tale fino alla conclusione del campionato. Quello che dispiace invece è l'andamento della gara di oggi, che si è conclusa con una sconfitta che fa sangue chiaramente, perché meritavamo sicuramente il pareggio, anche se siamo incorsi in alcune ingenuità che andrebbero evitate da parte di giocatori come quelli della Jesina, che sono molti dei quali esperti, insomma. Non si muove proprio nulla intorno alla società, di fatto così, effettivamente. Assolutamente no, diremmo, lasceremo trasparire qualche cosa, ma non è questo il problema della società adesso. Il problema è mettere in sesto una classifica che in qualche modo comincia a essere un po' meno tranquilla di qualche settimana fa. Questo è il problema nostro, non è l'assetto societario. Siamo già in tanti, siamo già 9, 10 consiglieri, per cui ognuno dà il suo contributo di idee, il contributo economico, quindi penso che non è questo il problema in questo momento, il problema è far quadrare il cerchio, diciamo così, degli equilibri della squadra, evitare di prendere tutti questi gol che ci penalizzano e ci fanno un po' perdere un po' di autostima. Autostima che invece fino a qualche settimana fa ci avevamo accumulato, invece nelle ultime due partite un po' ne abbiamo persa. Domenica scorsa per meriti forse della Salmonellese e un pizzico del merito nostro. Oggi per una buona parte del merito nostro, la squadra ha dimostrato nella fase di non possesso palla di perdere un po' di concentrazione, di incorrere in qualche ingenuità che appunto, come dicevo poc'anzi, non è un'ingenuità tipica di giocatori che dovrebbero prestare più attenzione, insomma. Sul discorso societario non vi sono novità, se no lasceremo trasparire qualche cosa, diremo qualche cosa, ma non ci possiamo inventare novità se novità non ci sono, ma non è questo il problema nostro, ripeto, è dare un rilancio alla squadra. Ecco, la squadra, secondo noi, ha tutte le componenti tecniche per uscire fuori da un momento difficile. È chiaro che due sconfitte feriscono, soprattutto quella di oggi è una sconfitta che ferisce, perché ovviamente speravamo di uscire al termine di questa gara con un risultato positivo, al limite anche un pareggio poteva andare bene, tenuto conto che eravamo soccombenti di due gol, quindi anche per andava bene. Purtroppo alla fine siamo incorsi in una ingenuità collettiva e quindi ci troviamo sul groppone questo terzo gol e quindi questa sconfitta che ovviamente ci amareggia molto, però lo sport è, come si dice spesso, non è la metafora della vita, ci sono momenti belli e momenti meno belli. Fino a 15 giorni fa eravamo in un momento di rilancio, un momento in cui c'era sicuramente soddisfazione, in questo momento invece ci troviamo di fronte a un periodo di appannamento che speriamo di poter superare. Le personalità giuste ci sono all'interno della squadra. Persone che sono in grado di reagire anche nei momenti difficili ci sono. Speriamo che si riesca fin da domenica prossima a recuperare il terreno perduto, evitando così di farci riassorbire dalle zone basse della classifica, perché sinceramente un po' di preoccupazione c'è ovviamente. Come proviamo a alzare sulla testa e pensare a un qualcosa di più della salvezza, vedo che sembra che ci sia quasi uno spiritello che ci penalizza. Quindi puntualmente, come l'anno scorso pure, nel finale della stagione, come venivamo da tre risultati positivi, puntualmente c'è stato un qualcosa che si è intoppato. E quindi la sconfitta di San Benedetto che ha evidenziato alcune criticità, la sconfitta di oggi che evidenzia ugualmente qualche criticità. Ecco, forse il destino nostro è quello di essere quasi destinati a lottare per la salvezza, perché come abbassiamo un attimo la guardia, sicuramente vedo che incorriamo in qualche scivolone. Questo di oggi fa veramente molta amarezza, perché pensavamo comunque di portare a casa almeno un pareggio, perché effettivamente ci siamo meritato. Penso all'occasione che abbiamo avuto, alle occasioni che abbiamo avuto al secondo tempo, in cui veramente abbiamo posto rimedio a un primo tempo sicuramente non all'altezza. Il secondo tempo invece, come diceva poc'anzi il mister, abbiamo reagito dignitosamente, abbiamo avuto parecchie occasioni, abbiamo fatto molta pressione. Purtroppo il risultato non ci ha convinto
confortato. Se le prime partite in qualche circostanza avevamo avuto un pizzico di buona sorte, oggi ce la siamo giocata tutta, nel senso che abbiamo compensato. Sicuramente la buona sorte in questo caso non ci ha assistito, anzi siamo in corso in qualche episodio sfavorevole, io sarei dire anche sfortunato, quindi insomma penso che gli episodi poi alla fine, vedo quelli favorevoli e quelli sfavorevoli, si compensano. La partita di oggi penso che sia un caso eclatante di conferma di tali principi non codificati, ma che purtroppo pure oggi sono stati confermati. A Isernia è possibile se va senza tifosi ancora oggi? È possibile, noi abbiamo fatto una richiesta al prefetto chiedendo di soprassedere da un provvedimento restrittivo, tenuto conto che al prefetto di Isernia, tenuto conto che, perché Isernia fa provincia, c'ha da qualche tempo c'è il prefetto, prima no, ma adesso da un po' di tempo c'è il prefetto, ho chiesto di soprassedere perché i nostri tifosi si sono comportati bene in questo primo scorcio del campionato, quindi non meritano sicuramente una limitazione. Vedremo poi, l'8 andremo sicuramente a quella riunione indetta dalla federazione organizzata in Ancona e cercheremo di capire quali passi deve fare la Isernia per recuperare il sostegno dei tifosi anche in trasferta. La dimostrazione che i tifosi sono importanti l'abbiamo avuta domenica scorsa a San Benedetto, in cui primi dei nostri tifosi abbiamo avuto una squadra avversaria sicuramente sospinta dal pubblico che l'ha aiutata moltissimo. Oggi abbiamo visto che i tifosi sono utili, anche se il risultato non ci sorride, ma comunque la spinta dei tifosi in secondo tempo è stata importante, prescindendo poi dal risultato finale. Quindi ci auguriamo che fin dalla partita di Isernia si possa recuperare il supporto dei tifosi e quantomeno trovare le soluzioni migliori per poter azzerare quello che è un atteggiamento da parte del CAMS nei nostri confronti che non ci meritiamo. Nel dire nostri confronti faccio riferimento a provvedimenti emessi nei confronti dei nostri tifosi che non meritano questi provvedimenti restrittivi.